la sua meccanica semplice e perfetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta, con la bandierina, lo specchietto e la trombetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Si incomincia il 25 marzo 2012 con la Gran Fondo di Comacchio e le sue valli, un percorso magico in uno dei luoghi più incantati d'Italia, interamente pianeggiante. Si finisce il 9 settembre con la Gran Fondo della Toscana. In mezzo altri 13 appuntamenti dove ciclismo fa rima con turismo, vacanza, amicizia, piacere di guardarsi intorno. Questo è il programma nazionale della Lega Ciclismo WISP per il cicloturismo Gran Fondo 2012. La presentazione è avvenuta lunedì 26 settembre a Padova, nella cornice dell'Expo Bici. Ospiti d'eccezione i campioni del mondo Ercole Baldini e Maurizio Fondries, alfieri di due epoche diverse ma capaci comunque di evocare la leggenda e la passione delle due ruote e dell'WISP ovviamente, che si propone di interpretarne e tramandarne lo spirito. È molto bello che ci siano molte corse collegate tra di loro. È merito di chi organizza poter offrire ai cicloturisti l'occasione di viaggiare, ha detto la leggenda Baldini, protagonista di un biennio irripetibile tra il 1958 e il 1959, con l'accoppiata Giro d'Italia e titolo iridato. A lui è intitolata infatti la Gran Fondo del 10 giugno a Massa Lombarda, che lo ha anche eletto cittadino onorario. Maurizio Fondries, campione mondiale anch'esso nel 1988 e poi industriale di bici col suo marchio, spiega il senso della partnership con l'WISP, la scoperta che il 90% di coloro che partecipano a queste manifestazioni lo fa per puro piacere di guardarsi intorno, di conoscere posti nuovi. Ed è proprio questo lo slogan scelto dalla Lega Ciclismo WISP per lanciare questa nuova stagione. Al popolo dei velocisti, ha spiegato Davide Ceccaroni, presidente della Lega Ciclismo WISP, vogliamo unire i cicloturisti e il popolo di bici in città. La bicicletta quindi è molto di più, è l'unico strumento sportivo che permette a tutta la famiglia di poter fare la stessa attività, è il mezzo più naturale e semplice per far arrivare al movimento anche chi non si muove, ovvero il 40% della popolazione, una percentuale ancora molto alta ma che l'WISP si propone di far abbassare. Lo ha sostenuto il suo presidente, Filippo Fossati. Per questo, l'WISP chiede che le istituzioni ad ogni livello facciano di più per incoraggiare l'uso sociale di questo straordinario mezzo di trasporto, di sport e gioco. Incentivare le due ruote significherebbe puntare sul futuro, sullo sviluppo economico e sulle infrastrutture. Tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta.